hanno ritrovato Orazio, con al centro della pancia un grande spazio. Dentro c'era un chilo di uva spina, trangugiata a colazione la mattina. Non è per essere pignoli ad ogni costo, ma l'uva spina a colazione indubbiamente fuori posto. Ma ad ogni modo, io so chi l'ha ammazzato, è stato Ciccio, era troppo esasperato di sentirsi prigioniero sempre di quel ruolo assurdo di assistente di nonna pa para pa para pa pa pera pa para pa para pa pa pera pa para pa para pa pa pera pa para pa para pa pa pera. Hanno ritrovato pure Pluto, col sedere conficcato in un imbuto. È sempre Ciccio che semina la morte, tra l'altro è anche a digiuno e non trova più le torte. Che nonna papera appoggiava sopra il davanzale della finestra del suo vecchio cascinale. E invece adesso chissà dove le tiene, e mentre a Ciccio si gonfiano le vene e trucida indiscriminatamente i suoi colleghi della Disney. Avrebbe mai pensato, a vederlo andare in giro sembrava un mezzo ritardato, con quella testa a forma di melanetta e il portamento di una motoretta. Hai rovinato l'esistenza a Clarabella, eppure Pippo adesso come saltella. E anche Pluto in fondo era di troppo, quasi cianotico e sempre col cappotto. E ormai da tempo Topolino meditava di tirargli un colpo in testa. Ciccio, massacrali tutti, strategia della tensione. Ciccio, apri la testa di Archimede, sgranocchiami alle oli di Gatto Silvestro. Rovescia un barattolo di lenticchie sullo stomaco di Gatto Panceri. Trafuga la tomba di Puffetta. Ciccio, scoperchia la cassa toracica di Paperetta. Yeah, yeah.